Salve a tutti e benvenuti in questa lezione interattiva sui fenomeni vulcanici. Io mi chiamo Silvia e attualmente svolgo attività di ricerca presso l'INGV di Bologna. In questa lezione vi parlerò delle dinamiche eruttive e dei conseguenti meccanismi che danno luogo alla deposizione dei prodotti vulcanici. In particolare, in questa lezione faremo una breve introduzione sui vulcani, appunto per capire cosa rappresentano per la scienza e a quali attività danno luogo all'interno della loro vita. Vi mostrerò i principali fenomeni dell'attività vulcanica, dalla cui osservazione nei secoli è nata la vulcanologia, scienza che cerca di dare una spiegazione alla complessità dei fenomeni che interagiscono con l'atmosfera e chiaramente anche con l'uomo. Infine, cercheremo di capire insieme come il materiale che viene appunto espulso viene depositato e come appare agli occhi degli scienziati. In vulcanologia si definiscono due tipi di eruzioni vulcaniche, che poi rappresentano un po' due estremi di una vasta gamma di modi attraverso cui un fenomeno vulcanico può avvenire. Le eruzioni effusive sono delle eruzioni con una fuoriuscita molto lenta di magma, che in genere è poco viscoso. Infatti, tipici sono i flussi di lava. In alcuni casi, invece, il magma è molto viscoso e si accumula in corrispondenza del condotto vulcanico a formare i duomi di lava. Al contrario, le eruzioni esplosive danno vita ad una violenta espulsione di magma che non è più un continuum liquido, ma una miscela di cenere e gas, appunto come si osserva in figura. Infatti, nelle eruzioni effusive il grado di esplosività è molto basso. Il degassamento esiste, ma non comporta la rottura del continuum liquido. Al contrario, all'interno delle eruzioni esplosive, il degassamento è molto efficiente all'interno del condotto, fino ad arrivare alla rottura, o meglio alla perdita del continuum liquido, che comporta quindi il passaggio da comportamento duttile a fragile del magma, ovvero alla creazione di una miscela che è composta di particelle solide e di gas che accelerano nel condotto, fino a liberarsi violentemente in superficie in colonne eruttive. Alcuni studi condotti tra gli anni 70 e 80 ci danno idea del possibile spettro di transizioni delle eruzioni vulcaniche. A destra si ritrova il diagramma di Walker del 1973, che in base alla dispersione e al grado di frammentazione, cioè la percentuale in peso delle ceneri fine che si ritrovano nei prodotti vulcanici, riesce a classificare alcuni tipi di eruzioni che vanno appunto da quelle effusive a quelle più esplosive. Infatti nel grafico si legge da sinistra verso destra quelle hawaiane e stromboliane che sono quelle effusive, fino a quelle supliniane, pliniane e ultrapliniane che sono appunto quelle esplosive, fra cui appunto rientra anche l'eruzione vulcaniana. In alto, con un alto indice di frammentazione, si ritrovano le eruzioni sursteiane e freatopliniane, che riguardano sostanzialmente delle interazioni con acquiferi. Un'altra più recente classificazione è quella che indicizza l'esplosività in base al volume appunto di magma che viene eruttato. E si parla quindi di Volcanic Explosive Index, in base a uno studio condotto da Newell e Self nel 1982. È importante ricordare che questa scala è una scala aperta, nel senso che non c'è un limite superiore. Gli indici che sono stati appunto indicati con dei numeri che vanno da 0 a 7 danno luogo a una distinzione, che è appunto quella di non esplosività tra gli indici 0 e 3 e di alta intensità, esplosività, quindi che va appunto da intensa a molto intensa, da 3 a 7 fino ad 8. Nella parte, diciamo, che va da 3 a 8, la scala è di tipo logaritmico. Ovviamente questa distinzione è aperta, quindi nel futuro ci potrà essere un'eruzione più grande che attribuirà un valore più alto al limite superiore attuale della scala. A un punto di vista litologico, i prodotti vulcanici si suddividono in tre grandi gruppi: i prodotti effusivi, che sarebbero le lave, i prodotti piroclastici e vulcanoclastici, che sarebbero i depositi da caduta da corrente piroclastica, i coni di scorie, le debris avalanche, i depositi da corrente vulcanoclastica. Ed infine ci sono i corpi subvulcanici, ovvero quelli risiedenti all'interno della crosta terrestre. Si parlerà quindi di rocce intrusive, sills e dichi.
In questa slide ci sono degli esempi di come la lava appare appena fuoriuscita dal vulcano, quindi ancora incandescente. Da osservare appunto questa immagine di un flusso di lava dell'Etna ancora incandescente e di come poi, in base alla sua viscosità, si può raffreddare. Il caso del Vesuvio è emblematico perché una lava molto poco viscosa si dispone in strutture simili a delle corde. È importante ricordare che appunto i flussi di lava hanno la possibilità di raggiungere delle distanze grandissime. Il caso delle Hawaii ci mostra come i flussi di lava interagiscono con appunto i centri che si dispongono attorno al vulcano, quindi fluisce all'interno dei paesi che circondano i vulcani. In genere queste lave sono composte da magmi basaltici, cioè dei magmi poco evoluti, il che significa con una bassa percentuale di silice. È bene puntualizzare che nel corso di un'eruzione effusiva ci possono anche essere delle fasi debolmente esplosive. In genere si registra attività stromboliana, che è un'attività che deriva dal nome del vulcano Stromboli nelle isole Eolie. Le attività stromboliane ci regalano degli spettacoli incredibili, ovvero fontane di lava che appunto generano brandelli di magma incandescente e che si ritrovano poi al suolo come delle bombe o dei lapilli di scorie. In geologia si chiama litofaces l'insieme dei caratteri fisico-chimici di una roccia sedimentaria che consentono di indicarne l'aspetto litologico e di ricostruirne l'ambiente di sedimentazione. È importante quindi definire dei fattori che ci permettono di descrivere e di analizzare gli affioramenti in campagna. Infatti, dall'analisi della litologia, del colore, delle strutture sedimentarie, del selezionamento, ovvero del grado di uniformità nelle dimensioni delle componenti, si può arrivare a fornire un'interpretazione del processo fisico che ha portato alla formazione di quella roccia. In questi esempi vi mostro delle foto di affioramenti che ci fanno vedere i diversi aspetti che una lava può assumere nella fase di sedimentazione. Eccovi quindi dei flussi di lava molto fluidi che formano delle strutture a corde, delle alternanze di scorie saldate e di lave, ed infine lave più viscose che si dispongono a blocchi alla base e al tetto di questo strato. I prodotti derivanti dalle eruzioni esplosive vengono denominati piroclastici o anche detti primari, ovvero generati appunto direttamente dall'eruzione. Oppure vengono chiamati vulcanoclastici o anche detti secondari se derivano dall'interazione con eventi successivi all'eruzione, esempio interazioni con l'acqua. I depositi da caduta sono invece dei depositi solo primari e derivano dalla caduta di clasti, pomici, cenerifini dalla colonna eruttiva. La caduta di questi clasti, che ricadono appunto al suolo, come si vede in figura, riesce a mantellare le superfici e questo rende il deposito in questione riconoscibile da tutti gli altri tipi di depositi. In questa slide vi mostro degli esempi di litofaces da caduta. Nella prima figura vi mostro uno dei depositi più famosi di un'eruzione al Vesuvio, delle pomici di Avellino. Non ci sono dei riferimenti attorno, però lo spessore del deposito è costante. Si vedono le pomici con degli angoli vivi, significa che il clasto non è stato spostato e quindi diciamo non si è arrotondato. Il selezionamento, il grado di selezionamento è molto buono, significa che la dimensione dei clasti tra di loro è uniforme. Quindi sostanzialmente, approfondendo chiaramente gli aspetti più litologici che ora non si possono qui affrontare, si dà appunto l'interpretazione del deposito come da plume sostenuto, da colonna sostenuta. A differenza, nell'immagine a destra si osserva invece un affioramento con degli strati alternati, ovvero si alternano delle pomici più grossolane a dei lapilli più fini, fino ad arrivare a delle ceneri fine che
non si apprezzano bene, però sono intercalate all'interno degli strati. Quando si osservano delle alternanze in termini di dimensione dei clasti, di colore, di selezionamento, si interpreta questa oscillazione come appunto una colonna oscillante. Quindi in realtà non è avvenuta una colonna eruttiva sostenuta nel tempo, ma dei diversi pulsi di attività esplosiva che hanno appunto generato questo tipo di deposito. In basso a sinistra invece si osserva uno strato più scuro in basso, quindi sempre comunque da caduta, di scorie nere. Questo è tipico dell'attività stromboliana. Al di sopra di questo strato nero, che è costante appunto con un selezionamento buono, si osserva un altro strato di ceneri fini, che è sempre appunto da caduta. Diciamo tendenzialmente le ceneri fini si depositano alla fine di un evento eruttivo esplosivo, appunto perché le ceneri fini riescono a stare nell'atmosfera per più tempo e quindi decantano alla fine. In questa slide vi mostro un video storico di repertorio di una delle eruzioni più importanti dello scorso secolo al Vesuvio. Il video non è di alta risoluzione, anche in bianco e nero, però si riesce a capire l'entità del plume che si espande in atmosfera. Ora lo faccio partire. L'eruzione del Vesuvio nel 44. Siamo proprio a 50 anni di distanza da quell'eruzione e questo è l'inizio col grande pennacchio di polveri che si alza sopra il Vesuvio. Fu in quel momento una specie di previsione dell'apocalisse, fu un'apocalisse della natura che si riferiva a una grande apocalisse della storia. Io spero che tutti voi ricordiate quella pagina bellissima di Curzio Bonaparte nella pelle, in cui personalizza il Vesuvio e dice la trava come un cane, non so se vi ricordate, no? Quella frase, e finisce quella sua pagina dicendo pietà, pietà anche per lui, no? Ecco, qui viene fuori, a parte la straordinaria evidenza dell'immagine, il coraggio con il quale questi operatori che erano stati mandati a filmare la guerra, in realtà veniva fuori la loro professionalità, per cui quando si trovavano davanti a un evento consumavano chilometri di pellicola per documentarlo indipendentemente, e questo è un aspetto molto interessante. Prima si diceva i vinti e i vincitori, no? Ecco, questo devo dire che è un grande titolo di merito degli americani, cioè loro registrano le cose come sono. Vedremo poi filmati nei quali sono dalla parte del torto in maniera drammatica e come impassibile registrano le cose. Ecco, Ecco, questa questa è è la prima parte dell'eruzione, questi sono quando i le rapilli, polveri ricadono la sui ricaduta paesi. dei rapilli, E no? in quel momento c'era anche una notevole tensione perché si temeva per le installazioni militari. Tant'è vero che vengono mandate immediatamente squadre di soldati a ripulire per permettere la circolazione degli automezzi e dei treni. Guardate questo funerale. È chiaro che questo video poi è spezzato, però ci dà appunto l'entità anche di quello che poi è ricaduto al suolo, quindi grandi quantità di lapilli e di cenere fine che vengono appunto a mantellare tutto il territorio, tutti i paesi, quindi anche dal punto di vista dell'interazione con l'uomo questo video è di forte impatto. In questa slide vi mostro un altro video che ho girato in una campagna del 2016 al Fuego de Colima in Messico. Il Fuego de Colima è uno dei vulcani più attivi del mondo e registra un'alternanza di attività vulcanica, esplosiva ed effusiva, quindi alterna flussi di lava, estrusioni di duomo, a attività esplosiva di media intensità, di bassa media intensità. Ogni circa 100 anni, negli ultimi 2 secoli, riesce a produrre delle attività esplosive molto sostenute, di tipo subpliniano e. Volcano, veramente tutto pesantano, tutto il corpo. Sì,
Sto facendo. In questo video vi mostro una piccola fase di un plum che si viene a sviluppare nell'atmosfera, che però non riesce a diventare sostenuto e che viene appunto deviato dal vento. In prossimità della bocca del vulcano si notano i pulsi appunto di cenere, che sono questi piccoli pulsi che vengono a crearsi proprio in corrispondenza della parte sommitale. Le parti più pesanti di una struttura, di una colonna di cenere, a volte non riescono a sostenersi nell'atmosfera e collassano. Il collasso di queste parti di colonna di cenere ricadono al suolo a formare i flussi piroclastici. I flussi piroclastici non sono altro che delle valanghe, quindi di cenere e gas incandescente, che scorrono lungo il pendio del vulcano e raggiungono delle distanze incredibili. In queste immagini, appunto immagini vere, si osservano in alto a destra si osserva il fronte di un flusso piroclastico, è una macchina che cerca di evitare questo avanzare di flusso. In quest'altra immagine in basso si osserva proprio come il flusso arriva a impattare lungo una città o un paese che è proprio sulle pendici di questo vulcano. Within moments, it overwhelms the valley. By the time a TV camera in the village records this scene, Maurice, Katya, and 41 others are dead. In questa slide vi mostro un video di quello che può essere un flusso piroclastico. In questa slide vi mostro un esempio di casa nostra del vulcano Stromboli nelle isole Eolie nella fase esplosiva di agosto del 2019. Allora, questo è un video che è girato su internet
Anche nei TG, è un video che è stato girato da alcuni turisti che si trovavano in quel momento in acqua su un gommone di fronte alla Sciara del Fuoco, che è il settore di collasso principale del cono vulcanico. Nelle immagini si vede benissimo l'arrivo del flusso che appunto scende lungo la Sciara del Fuoco e poi entra in mare, all'inizio galleggia e poi si espande in modo incredibile. Mente intenso. In questa slide mi mostro alcuni degli esempi di litofacies da corrente piroclastica. I flussi piroclastici possono essere di tipo concentrato o di tipo diluito. I primi sono dei flussi che si depositano in modo massivo, hanno un carico di massa molto alto, quindi abbondanza di ceneri fini e di clasti di varie dimensioni che sono sparsi all'interno del deposito. È importante ricordare che nei depositi di tipo concentrato, come quelli che si osservano a destra, non esistono strutture sedimentarie. Il deposito è molto lento, quindi il carico, diciamo, cancella, la possibilità di generare strutture perché non c'è turbolenza. E, al contrario, nei flussi di corrente diluita, che sono molto più veloci, c'è un'alta turbolenza. La turbolenza genera le strutture di tipo trattivo, che possono essere, per esempio, la formazione di dune, di strati inclinati, di pocket, di lapilli. Si osservano in questa figura a sinistra alcuni esempi, anche se è chiaro che l'interpretazione di una corrente piroclastica di tipo diluito concentrato va fatta con tempo e con studio anche dei dettagli in campagna. È bene ricordare che i flussi piroclastici sono tra gli eventi più pericolosi dell'attività vulcanica. In queste fotografie vi mostro alcuni danni fatti alle città, ai villaggi, agli animali e all'uomo chiaramente, di quello che può essere l'impatto, dell'arrivo di un flusso piroclastico. Le ceneri vulcaniche ovviamente sono dei fenomeni assolutamente dannosi per la salute dell'uomo, ma anche per i trasporti e per le comunicazioni. Immaginate il rischio che corrono tutte quelle persone che vivono nei paesi o comunque attorno a vulcani attivi, che sono appunto esposti giornalmente o comunque per tempi molto molto lunghi a questo tipo di fenomeno. La mia lezione si conclude qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Se avete delle domande, delle curiosità, dei dubbi, non esitate a contattarmi. Io spero di aver suscitato in voi un po' di curiosità riguardo i fenomeni vulcanici. A presto. Whelms the valley.
By the time a TV camera in the village records this scene, Maurice, Katya, and 41 others are dead. Sto facendo.